diventerà realmente ricerca di spazio, installazione, occupazione del luogo. E così Martini non si limita a due figure, a due statue appunto, ma crea, guardando a Bernini per esempio, ma anticipando la scultura spazio dell'arte contemporanea, crea intorno una sorta di teatrino, le rappresenta insieme con una sorta di terrazzo, di atrio da cui guardano verso il cielo. Ed erano cose che non erano capite all'epoca, perché si diceva: ma cosa c'entra questa scenografia, cosa c'entra questo teatro? Senza capire che Martini qua non voleva fare un aneddoto, ma voleva dare alla scultura una spazialità che non era più quella della singola figura, era una spazialità che entrava dentro nell'immagine. Ma al di là di questo, e le cose da dire sarebbero anche tante, anche qui quel tendere, quel desiderare inteso proprio in senso etimologico, desiderare ha dentro la parola sidera, cioè stella, quel tendersi verso il cielo che non è un guardare il firmamento, semplicemente il cielo, le stelle sono le nostre stelle, sono le cose che amiamo, sono i nostri ideali, sono i nostri sogni, sono le cose per cui diamo la vita, questo è le stelle. E Martini voleva rappresentare la vita così, come un amore appassionato per qualche cosa, al limite anche per una persona, perché no? Ma insomma non si può vivere senza desiderare, ed è proprio il desiderio che è il comune denominatore delle sue opere. Guardate questa Lupa ferita, è un'opera del 31 che tra l'altro piace molto a piacque molto a un critico come Persico, come Edoardo Persico. La lupa è l'immagine dell'eros, è l'animale più che anche nei miti, nei racconti popolari esprime una sorta di ferino erotismo, e Martini la rappresenta ferita perché c'è una freccia che con una bellissima invenzione trapassa i capelli della lupa e le trapassa tutto il corpo, e lei grida in un grido che è insieme un grido erotico, un grido disperato, un grido d'amore, un grido di dolore. Insomma, anche qua quel tendere che diventa doloroso, ma insieme è l'unico modo di vivere, è l'unico modo con cui e per cui si può vivere. E ancora guardate, questa è una piccola terracotta, lo spaventapasseri innamorato, dove allora ce n'erano tanti di spaventapasseri in Italia, e qui Martini, guardando anche agli Etruschi, perché lui guardava molto anche gli Etruschi, esprime vedendo uno spaventapasseri in un campo, ha la visione veramente visionaria di una storia d'amore fra il fantoccio e una donna addormentata, dove anche qui potete ritrovare tutti gli echi della grande scultura greca, romana, fino al neoclassicismo. O ancora un'altra invenzione, questa è un'annunciazione alta 3,30 m in pietra di finale, dove per la prima volta nella rappresentazione dell'annunciazione, e pensate quante annunciazioni ci sono state a partire più o meno da quando il cristianesimo diventa religione licita, ma anche a partire dalla catacombe, quante annunciazioni ci sono state, e invece Martini per la prima volta crea un'annunciazione che è un corpo solo. L'angelo precipita dai cieli e non si pone davanti alla Vergine, ma precipita sul corpo di lei e indica con un cenno bellissimo, umanissimo, il ventre della donna, e è un angelo adolescente, un angelo che ha la vestina corta, un angelo che naturalmente si ispira a Mantegna come la Madonna si ispira alle figure pompeiane, alla Villa dei Misteri di Pompei, ma insieme questo ispirarsi però crea qualche cosa che non era mai stato fatto prima. E ancora le stelle, queste figure, questa è un'opera che appartiene a Piacentini e è stata poi distrutta quando
dopo la caduta del fascismo la casa di Piacentini viene distrutta, e è stata distrutta la testa di una delle due sorelle che guardano verso il cielo. E ancora la sete, ecco un altro tema, che è il tema della vita come sete, come desiderio, non più le stelle ma l'acqua. E l'acqua questa volta non è l'acqua fisica, perché nessuno beve così, nessuno si butta in questo modo, neanche se fosse Lawrence d'Arabia appena uscito dal deserto. Qui Martini, guardando quelle straordinarie sculture tra virgolette dell'Orto dei Fuggiaschi di Pompei, rappresenta un po' come proprio i calchi di Pompei, il tendere verso l'acqua. E ancora, e poi chiudo, ecco altre due figure desideranti, di queste figure che appunto rappresentano talmente tanto la vita nel suo senso di dolore, di pathos, di desiderio, ma anche di pienezza. Perché desiderare è sempre una forma di pienezza, non importa se poi non ottieni quello che desideri, non raggiungi la tua stella, l'importante è sentire. L'importante è provare, e allora che si è realmente vivi. Vi dicevo del grande marmo della giustizia corporativa che c'è a Palazzo di Giustizia e che di fascista non ha assolutamente niente, proprio perché è fatta di tante parti, di tanti racconti, e uno dei più belli e anche dei più commoventi per la sua novità è questa figura di Dedalo Icaro, che guardano tutte e due il cielo, e come sapete la iconografia tradizionale di Dedalo Icaro è che Icaro che vuole volare scalpita, e il vecchio Dedalo, un po' triste, un po' sconsolato e già presago della tragedia, perché poi Icaro morirà, cuce le ali del ragazzo. E invece qui no, sono tutte e due innamorati del cielo, tutte e due che vorrebbero volare, non solo il giovane e ignaro e con poca esperienza Icaro, ma anche il vecchio e certamente esperto e conoscitore della vita Dedalo, che guarda nel cielo e vorrebbe anche lui, preso dalla commozione, come prima diceva benissimo Martina, preso dalla commozione dello spettacolo della volta celeste, anche lui desidererebbe volare. E termino con un altro di queste grandi figure desideranti, ma poi nel libro ne ho esaminate moltissime, e anzi direi che non c'era neanche bisogno di esaminarle perché parlano da sole, ma l'ultima che vi faccio vedere è il più bello del monumento alla resistenza che abbiamo in Italia, e che è proprio di Martini, fascista fino agli anni 30, poi invece se ne stacca negli ultimi anni.